Siamo con l'assessore Maria Travaglini, assessore alle politiche sociali della Giunta Magnacca in questi 5 anni di amministrazione. Assessore, un lavoro intenso, quello delle politiche sociali, molto intenso ma altrettanto poco visibile probabilmente, salvo quelle rare occasioni in cui si incontrano le scuole. Ma le opposizioni attaccano duramente, affermando che le politiche sociali non sono quelle che erano una volta. Ci sono stati dei tagli alle politiche sociali? È così? Innanzitutto buongiorno, io mi sento di smentire categoricamente il fatto che il nostro comune abbia tagliato i servizi sociali. Se un taglio c'è stato, e effettivamente c'è stato, questo è venuto dallo Stato centrale e dalla Regione, ma noi come comune abbiamo sempre assicurato ai nostri cittadini, alle nostre famiglie i servizi attualmente in essere. Molti di questi li abbiamo incrementati, come ad esempio l'assistenza scolastica nelle scuole. Posso dire con certezza che nessun bambino e nessuna famiglia è rimasta senza assistenza scolastica. E laddove è stato possibile abbiamo incrementato i servizi e addirittura ne abbiamo creati altri, come ad esempio nel caso di un servizio dedicato alle persone che soffrono di demenza senile e di Alzheimer. Questo è stato un nostro fiore all'occhiello che abbiamo introdotto ultimamente proprio per venire incontro alle famiglie, quindi nessun taglio alle politiche sociali. Chi parla di tagli alle politiche sociali del comune di San Salvo non conosce la situazione, non si è mai documentata, non è mai venuta nei nostri uffici e non sa qual è lo stato delle cose. Prima mi diceva che parlare male dei servizi sociali non significa parlare male dell'assessore Travaglini, ma parlare di maestranze, di persone, di professionisti che fanno molto per la nostra città. Chi sono queste persone? Queste persone sono quelle che ci sono sempre state nel sociale e che continuano ad esserci, sono tutte le professionalità di cui il nostro comune è pieno, sono le assistenti sociali, sono le psicologhe, sono le assistenti domiciliari, sono tutte le persone che vanno nelle case delle famiglie, che ci sono sempre state e continuano a essere presenti nei nostri servizi e che non cambiano lo stato del loro servizio a seconda della casacca che governa il comune. Questo mi sento di affermarlo, sono persone che danno il loro servizio alle famiglie con il loro cuore, con la loro serietà e con la loro preparazione che è andata sempre più aumentando nel corso di questi anni anche della nostra amministrazione. Una giunta che in qualche modo, lei mi diceva, abbiamo sentito nei vostri vari comizi, che ha avuto molta attenzione soprattutto sulle scuole. Abbiamo visto l'adeguamento sismico delle scuole medie, quello che è qui vicino in atto alla scuola di Via Ripalta, e poi ci stava parlando anche di altro. Di cosa? Ma come lei sa, abbiamo avuto sempre a cuore i bambini rappresentano il nostro futuro e di conseguenza i bambini vanno nelle scuole. La scuola ci rappresenta un po' lo stato di salute, ci dà il primo campanello di allarme di qual è lo stato di salute della nostra città e proprio per questo abbiamo creato, per fare prevenzione, perché il compito del comune, dell'istituzione comunale è quella di fare prevenzione, un servizio di ascolto psicopedagogico, lo sportello Think Family, che opera in tutte le scuole di San Salvo di ogni ordine e grado ed è aperto alle famiglie, quindi come sostegno alla genitorialità, come sostegno agli educatori e ai ragazzi stessi. Anche questo è stato un nuovo servizio che abbiamo introdotto anziché tagliare e di cui ne andiamo fieri. Così come ad esempio sempre per la scuola posso rivendicare l'abbassamento delle tariffe dell'asilo nido, che sono tra le più basse di tutto l'Abruzzo. E quindi questo è qualcosa, insomma, che abbiamo fatto per venire incontro alle famiglie che lavorano, così come l'apertura del doposcuolo, anche qui contenendo le tariffe, sempre ecco, come sostegno alla famiglia. Indubbiamente questi 5 anni sono stati un momento molto difficile per tutte le famiglie italiane, è un periodo di recessione economica piuttosto importante e
cosa vuole fare per i prossimi 5 anni se dovesse essere riconfermata quale consigliere comunale o quale assessore eventualmente? Continuare a lavorare con la comunità, in una parola fare rete con il nostro territorio. Il nostro territorio è composto dalle associazioni, insomma dalle varie istituzioni, quindi per me è importante fare rete con il territorio, dare ascolto a tutte le istanze che verranno, e se non potremmo essere dappertutto, essere al fianco di chi ci porrà la propria istanza di collaborazione, perché il nostro è un territorio che può offrire grandi opportunità, che se ne dica.